Grazie, grazie. Il latte è terminato. E allora limone. Voi, caro barone, troverete certo un po' snob che io tenga ancora in casa un maggiordomo in livrea, ma a certe abitudini io non so rinunciare. Barone Servette. Grazie. Prego. No, per me niente, grazie, due zollette. E il zucchero non va buono? Battista, due zollette di zucchero. Ah, il zucchero. Ecco, molto bene, grazie. La signora Servette. Grazie. Signora, ho una motocicletta d'occasione, posso aprire al bar? Ma via, andate pure via, caro Battista, andate. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Quel maggiordomo è, come dire, un po' all'antica, sì. Noblesse oblige, caro barone, ma c'è una cosa che mi sta molto a cuore e che vorrei dirvi. Ecco, voi sapete che ho assoluta necessità di ingrandire la mia azienda e per farlo non c'è che prendere il locale della pizzeria. Voglio fare un negozio bello, grande. E lo so, donna Agrippina, ma come si fa, voi capite? C'è donna Assunta e chi la può mandar via? Voi? Io. Con uno sfratto? Uno sfratto? No. È una parola. Parliamo di caro don Liborio, voi... Siete un uomo ricco, ma anche noi abbiamo la nostra posizione, la nostra dignità. Lo credo bene. Io voglio che la mia casa musicale, quando la lascerò a mia figlia e all'uomo che lei sposerà, abbia una sede bella, grande, dignitosa. Una nobili proventi, donna Cristina. Con permesso, prego. Un momento. Ci siamo. Pronto? Sì? Don Liborio? È per voi, Don Liborio. Sì, io avevo detto, cioè, mi ero permesso, vero... Scusate. Per carità, questa è casa vostra. Grazie. Pronto, Ginevra? Ginevra, Zurigo, Svizzera, sa affari internazionali e... Sì. Lo vedi che ti ha trovato? Si può sapere che cosa fai in quella casa? Sì, ho ricevuto i goniometri, ingegnere, e anche i formaggini, sì. Perché mi chiami ingegnere? Scommetto che ne stai combinando una delle tue. Sta attento, Liborio, che ti sveglio. Dovunque tu vai, io ti pizzico. Come... Non si sente, ingegnere, non si sente. Pizzico. Sì, Pisa, Imola.